è chiamata, dato gli atti, anche alla redazione di Rinascita. Fu allora che cominciai a scendere al primo piano e cercare Togliatti. Veniva la mattina presto, prima che cominciassero le riunioni, e se mettevo la testa nel suo studio potevo entrare sempre. Era rimasta dalle riunioni di Rinascita una consuetudine curiosa. Allora non ero una dirigente federale, adesso non appartenevo né alla segreteria né alla direzione. Ero di un'altra generazione e formazione, ero la compagna del Nord. E il Nord, in quel passaggio da 50 ai primi 60, doveva apparirgli davvero interessante. Lo aveva lasciato negli anni 20. E lo incuriosiva, si riferisce a Togliatti, e lo incuriosiva il mutamento del costume. Si era divertito, nello scandalo generale, a essere preso in giro da una canzone di Rita Pavone alla festa dell'Unità. Non so che pensasse delle ballate di Giorgio Gaber e delle canzoni di Ornella Vanoni sulla Mala, una Milano sottopopolare e accesa. Quanto a me, Togliatti era proprio l'altro, un uomo non giovane ma che pareva avesse più anni che non avesse, una coda lunghissima di passato. Mi interessava più che non gli interessassi io. Sta di fatto che senza formalizzarmi bussavo e mi sedevo davanti alla sua scrivania. E così una volta gli dissi che non si potevano più nascondere alcuni testi e feci nomi. Fai, fai, annuì con un mezzo sorriso, forse indirizzato ai suoi vecchi compagni. Chissà che avrebbero detto. Quando poi gli portai un bel Trotsky, rilegato al Verdolino, sussultò un attimo. Non mi avrei più detto di procedere. Beh, sì, va avanti, va avanti. Il terzo e ultimo di luglio, invece, nella vita dello Standard, si verifica che mette in crisi le rimanenti certezze nel 68. I primi scricchioli si verificano con un movimento studentesco, quando il Partito Comunista non sa gettare un ponte tra le idee dei giovani e la saggezza della vecchia sinistra. Il partito rimane sordo alle richieste avanzate dalle nuove generazioni e la saggezza della vecchia sinistra. Le scosse si trasformano in cataclisma il 21 agosto del 1968, con l'invasione di Praga da parte dell'Unione Sovietica. È un terribile terremoto interiore per la Rossanda. La Rossanda ha una decisa posizione contro l'intervento sovietico al congresso del partito. Scesa dal palco, le si avvicina Enrico Berlinguer, dicendogli in un orecchio: hai fatto male, non sai come sono quelli, sono dei banditi. Quelli banditi erano sovietici? La linea di Grau accoderisce la Rossanda e quella perdente, mentre Amendola e i suoi fedeli hanno il sopravvento. Venne estromessa dal partito insieme ad altri intellettuali comunisti come Magri, Pintoro, Parlato, Milani, che daranno vita al Manifesto, un mensile di tendenza autonomo fuori dal Partito Comunista e che perciò non può essere interdetto. Nonostante questa cocente delusione, la Rossanda scrive nel suo libro: come far capire che per noi il partito fu una marcia in più? Ci dette la chiave di rapporti illimitati, quelli cui da solo non si arriva mai, di mondi diversi, di legami tra gente che cercava di essere uguale, mai seriale, mai dipendente, mai mercificata, mai utilitaria. Sarà stata un'illusione, un abbaglio, come ebbe a dire qualche tempo fa una mia, ma una corposa illusione e un solido abbaglio, assai più distinguibili da un'umana realtà. Forse quella carissima amica, conclude qua Rossanda, è Luciana Castellina, con cui fonderà il Manifesto, anche lei radiata dal Partito Comunista Italiano, e che ha illustrato con estrema chiarezza nella sua autobiografia La scoperta del mondo, finalista al premio Strega del 2011, che cos'è quella passione politica che animava i giovani usciti dalla dittatura fascista. Un impegno speso senza risparmio, con grande gioia e libertà, più che baldanza, una capacità di vivere allo sbaraglio. I nati durante gli anni 20, Castellina del 1929 e l'inizio degli anni 30, abbeverati di dottrina fascista, con la caduta di Mussolini erano animati da un piacere di tornare a vivere, partecipare di qualcosa inimmaginabile,
finora, perché radiata dal costume, la felicità. Scrive la Castellina, la nostra giovinezza è stata più felice di quella dei nostri figli, per non parlare di quella dei nostri nipoti. Eravamo al centro di una rivoluzione. Tutto era possibile. In Italia, in effetti, si apriva il mondo delle cose realizzabili, il grande sabato del villaggio italiano. La sua autobiografia a forma di diario si apre con una pagina datata 25 luglio 1943. Quando la Castellina ha quasi 14 anni e sta passando le vacanze estive al mare Arancione. Di famiglia borghese, come la Rossanda, sta giocando spensierata una partita a tennis quando viene interrotta bruscamente dalla guardia fascista. La compagna di gioco non è una fanciulla qualsiasi, ma non anticipo nulla. Arancione, 25 luglio 1943. Dovevano essere pressappoco le 7 di sera. A luglio, a quell'ora, è ancora giorno, anche se le ombre della pineta che circondava il tennis avevano cominciato ad allungarsi. Ricordo che il campo era ombroso mentre io e Anna Maria ci tiravamo palle inesperti oltre la rete. Lei, oltretutto, aveva avuto la paralisi infantile e correva male. Fu allora che la guardia borghese venne a chiamarla e il palleggio terminò bruscamente. Senza spiegazioni, mi disse solo, deve andare via subito. E sparì dietro al poliziotto, che da sempre fungeva da governante per lei e per suo fratello Romano. Anna Maria Mussolini, figlia di Benito e Rachele, mia compagna di classe all'elementare e nei primi due anni delle medie, 40-41, 41-42. Non in terza, nel 42-43, perché io avevo dovuto trasferirmi a Verona. Ma ci eravamo ritrovati lì, a Riccione, dove il nostro gioco venne interrotto. Era la sera del 25 luglio del 43 e suo padre era stato arrestato a Roma nel corso della giornata. Trattenuto alla caserma a Trastevere, per proteggerlo, si fece sapere in seguito, quasi scusandosi. Capì solo a tarda notte cosa c'era dietro quell'inspiegabile improvviso commiato. Davanti all'hotel Vienna, dove per via del ping pong del giardino si riuniva il nostro gruppo, lo trovai gli altri, per lo più amici di mia cuginetta Paoletta, e dunque quasi tutti parecchio più vecchi di me. A me, neppure quattordicenne, quasi non rivolgevano la parola, ma sì, mi stettero bene a sentire quella volta quando cominciai a raccontare di Villa Mussolini. Avevo intuito che quella anticipata fine di partita doveva avere un significato. Che significato lo ebbe? Perché se la Castellina entra a far parte del 47 del fronte della gioventù nella sede romana diretta poco di meno che da Enrico Berlinguer, lascia poi l'Italia per intraprendere un viaggio nell'Europa distrutta dalla guerra. Va a Parigi, poi a Praga, poi in Ungheria, infine raggiunge la Jugoslavia. È la voglia di un adolescente di scrollarsi di dosso il mondo familiare borghese, di non essere più bambina, ma una donna adulta ormai, non più spettatrice, ma attrice della storia. È la scoperta della vita, la voglia di abbracciarla nella sua interezza, la volontà di esserne partecipe. Con un gruppo di giovani provenienti da tutta Europa, lavora alacramente per ricostruire le rotaie della prima ferrovia moderna nella Jugoslavia. Confrontandosi con gli altri, fa la scoperta del mondo, come si intitola appunto il libro. All'improvviso si sente una stupida provinciale borghese ignorante e il mondo gli appare grandissimo. Una nuova scala di principi e valori vanno a colmare il vuoto con cui aveva vissuto fino ai 18 anni, mandando in frantumi i fragili riferimenti culturali. Dopo questa esperienza stracolma di emozioni e carica di scoperte da condividere con gli altri, si sente sola e superflua nella città di Roma. E scrive in questa pagina quando ritorno appunto. Non mi è facile ritrovare il filo. Mi sento sola e sempre più inadeguata, superflua. La mia antica, arrogante sicurezza è scomparsa. Ho imparato ad aver bisogno di un collettivo con cui confrontarmi, con cui soprattutto operare. Esserne priva, dopo mesi di così intensa vita comune, mi fa sentire sbandata. E stare a guardare il mondo senza far niente non mi è più possibile.
e oltretutto mi sembra anche immorale. L'Unione Sovietica rappresenta allora per la Castellina e molti giovani di quel periodo il simbolo concreto di un altro mondo possibile, il distacco necessario a immaginare un futuro diverso, un orizzonte ideale, insomma, non l'indicazione di un progetto politico, un modo di condividere con gli altri la passione più bella, quella di poter cambiare il mondo. E alla fine degli anni 50, nel giro di un quinquennio dal 58 al 63, l'Italia cambia davvero, ma in un modo diverso forse. Si verificò uno strappo colossale e lacerante rispetto alla tradizione che determinò la grande trasformazione della società italiana. Furono gli anni di passaggio spaventosamente repentino dalla arretratezza semiterranea al neocapitalismo. Furono gli anni della migrazione biblica dalle estreme periferie del sud e della urbanizzazione senza misura. Una rottura davvero grande con il passato, nel modo di produrre e di consumare, di vivere il presente e di progettare il futuro. L'Italia visse un'espansione economica senza precedenti che gli stranieri non seppero definire in altro modo che con una parola, il miracolo italiano appunto. Forse perché non riuscivano a capire in che modo fosse potuto avvenire tutto questo in un clima politicamente e socialmente instabile, tra congenite improvvisazioni e arretratezza atavica. Il culto del benessere privato provocò le crisi di tutti gli altri valori, divenendo presso fonte di consenso e di identificazione. Si formò così una nuova gioventù conformistica e sorda alle sollecitazioni ideologiche. Tra le tante autobiografie che raccontano l'Italia degli anni 50, ce n'è una in particolare, scritta sotto il limpido rampollante dei ricordi, in cui viene raccontata la saggezza contadina, fatti di usi e costumi sconosciuti oggi, ma che si sono radicati per sempre dentro all'autore. Mi riferisco all'autobiografia di Francesco Guccini, il burattinaio di parole, come è intitolato un bel saggio sui libri del 2011. Il contatore ha pubblicato numerosi libri, gialli con Loriano Machiavelli, e ha scritto con prosa poetica, ricca di echi e vibrazioni del tempo passato, tre libri di memorie familiari, Croniche epafaniche, Vacca d'un cane, e Cittanova Blues, quest'ultimo ambientato nella Bologna della fine degli anni 50 e agli inizi degli anni 70. Ma nel 2010, ho dato le stampe, non so che viso avesse, la storia della mia vita, soffermandosi sugli anni paradisiaci dell'infanzia, trascorsa al mulino dei nonni paterni di Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano, fino all'autunno del 45, quando si trasferì a Modena per poi ritornarvi ogni estate per 4 mesi a fila. Ecco come Guccini ricorda la realtà montanara che svanirà da lì a poco. Ma che mondo era? È difficile dirlo oggi. Sembra di raccontare cose perse nel tempo, della civiltà contadina, allora di pura sopravvivenza, oggi scomparsa. Di un medioevo, in buona parte rimasto, anche se con la luce elettrica, ma tirata al massimo risparmio. Quante sgridate, perché leggevo a letto la sera, a letto se va per dormire, mica per leggere. Con una moralità di lavoro e di fatica fisica inculcata per anni e per un certo periodo fatta mia. Era importante lavorare da sole a sole, era importante portare un carico, vangare una piana intera, segare con la falce fenaia alla frina un campo di erba spagna, metterla nella gorgola, un grande cesto di limine a maglie larghissime, o nella rete, un sistema di pali e funi che si stringevano fino a formare un grande salsicciotto, caricarseli su testa e spalle e portarseli alla cavanna. Era importante saper fare il balzo, vale a dire piegare una vecchia giacca in modo da fare una specie di cuscino per proteggere nuca e spalle e schiena dal peso sopportato. Era importante indossare una camicia bianca le domeniche d'estate, spianare chi poteva un vestito a Pasqua. Era importante corteggiare una sola ragazza, sposarla e vivere con lei tutta la vita, fino a morte. Questo e 100 altre, tutte cose importanti, tutte perse e dimenticate, nei borghi del tempo. E i miei nonni, devo dire, erano anche benestanti.
Il contatore racconta quindi della sua grande passione anche per la letteratura. Leggeva di tutto, le riviste americane come Life, lasciate da soldati americani, romanzi di fantascienza e gialli, Arsène Lupin, Tre Boy Scout e tutta la biblioteca catastata dal padre dentro un mobile di casa, compresi i sussidiari rurali del nonno. Aveva decorato buona parte della biblioteca della gioventù italiana del Vittorio, che un funzionario di Pavana, temendo l'imminente arrivo degli americani, se ne era frettolosamente sbarazzato, regalandola alla madre. Come il piccolo alpino, i libri edificanti sulla guerra d'Africa e sui voli transoceanici di Italo Balbo. Anni dopo, nel clima mutato, passò alla letteratura americana. Hemingway, Caldwell, Steinbeck, i suoi preferiti. La mia gioia più grande era leggere e il mio terrore più grande era rimanere senza leggere, scrive Piccini. Suo nonno materno, che per abbandonare la dura vita contadina si era arruolato nell'arma dei carabinieri, diceva al nipote spesso: tu che sei così alto, perché non fai domanda per entrare nei corazzieri? Nonno, non mi piace l'idea, ho altro per la testa, rispondeva Puccini. Ma pensa che bella vita faresti, e poi, con fare complice, pensa a tutte le dame della regina. Nonno, la regina non c'è più, e neanche il re. Il nonno scuoteva la testa, non c'era capacitarsi del tutto del nipote. Nella vita di ciascuno di noi c'è tempo, c'è un tempo quando si ha un piede nell'adolescenza e l'altro nella maturità, in cui si rimane sospesi tra la voglia di andare e la paura di trovare, indecisi su cosa fare della propria vita. Cosa voleva fare da grande Puccini? Il giornalista. Conseguito il diploma magistrale, il liceo dei poveri e degli indecisi, così dice scrive Puccini, e lo stesso istituto dove studiava Luciano Pavarotti, mentre Puccini faceva la prima, Pavarotti era al quarto anno, si iscrisse alla facoltà di magistero, al corso di lingua e letteratura inglese, che non terminerà mai, iniziando contemporaneamente a lavorare come cronista di cronaca nera in un quotidiano di Modena, la Gazzetta dell'Emilia. Ogni pomeriggio faceva il cosiddetto giro di nera, della nera, passando da ospedali, carabinieri e questura per chiedere se ci fossero delle notizie, delle news, delle emoji. Sottopagato al giornale, senza avere mai una giornata libera, cambia idea. Accortosi di avere una vena istintiva nel raccontare storie, fare giornalista lo ritiene un passo necessario per perseguire la sua vera aspirazione, fare lo scrittore. Pensa per un frangente di diventare insegnante, ma dopo aver fatto l'istitutore in un collegio per figli e dipendenti delle poste ed essere stato licenziato, lascia perdere, coltivando adesso una nuova passione, la musica. Quando era piccolo, la nonna paterna gli aveva regalato un'armonica a bocca, che Francesco aveva imparato a suonare da autodidatta. Anni dopo aveva comperato da un falegname di Porretta la prima chitarra, e seguendo gli sparuti foglietti con disegnati delle righe che corrispondevano alle corde e dei pallini che erano i punti dove avrebbe dovuto mettere le dita, istruzioni fornite insieme alla chitarra dal falegname, aveva imparato a fare gli accordi. Quanto alla passione del canto, beh, questa gliel'aveva trasmessa involontariamente la madre casalinga, di un'allegria contagiosa che, a furia di cantargli tutte le canzoni degli anni 30, il fanciullo Francesco l'aveva imparata tutta a memoria. In solitaria suonava anche qualche pezzo di musica rock, rispetto alla musica jazz, la musica che davvero lo adorava. Non occorreva essere eccellenti strumentisti, ma era sufficiente conoscere tre accordi. L'estate del 1957 fa l'incontro decisivo, si imbatte in Alfio Cantarella, futuro componente dell'Equipe 84, che faceva il batterista in un complesso musicale da ballo. Gli chiede se vuole fare il chitarrista nel suo complesso, i Marinos, dal nome del suo fondatore, un pianista che di primo mestiere faceva il fornaio. Così il giornalista Puccini si trasforma in un orchestrale da balera, con il desiderio di mettere su un gruppo come quello di Carosone, o Peppino Di Capri, o Bruno Martino, o perché no, di diventare un orchestrale, scrive Puccini, da night club,
perché questo mi avrebbe offerto la possibilità di avere piccanti avventure con ballerine e spogliarelliste. Inizialmente sono chitarrista, poi pure cantante, e nascono i gatti. I gatti suonano nelle galere con la fila dei tavolini attorno alla pista, i coriandoli, i trini dei veglioni, spostandosi con una 1100 super con sopra il portapacchi, la batteria e l'impianto di amplificazione. Voleva campare di musica con Cini e ci sarebbe riuscito. Gli venne regalato un disco di un americano che si fa chiamare Bob Dylan, i cui testi provocano in lui uno sconvolgimento interiore. Ispirandosi al cantante folk del movimento di protesta americano, ai cantacronache di Fausto Amodei e a francesi Jacques Brassens e Brel, Guccino inizia a comporre proprie canzoni. Caterina Caselli pensa a fare il resto, lanciandolo al grande pubblico. Ma questa è un'altra storia. Rimanendo invece nell'ambiente musicale, c'è un'altra autobiografia in cui è raccontata un'avventura di vita vocazionalmente ispirata alla musica, classica, questa volta, quella del maestro Riccardo Muti. Prima la musica, poi le parole. Sono le ragioni di una grande passione musicale che detta lo spartito della notazione letteraria dei ricordi. Pagine scritte da Muti con estremo rigore, con assoluta riservatezza per gli affetti privati, a volte con una ironia quantomeno degli aspetti. Muti è della stessa generazione di Guccini. È nato a Napoli nel 1941, per cui un anno dopo, durante la guerra, nella città partenopea, dove vive per un breve periodo di tempo anche un'altra artista di cui faremo conoscenza tra poco. La madre partenopea e il padre pugliese, dopo 14 giorni dalla sua nascita, si trasferiscono a Molfetta, dove il padre faceva il medico, restandovi fino ai 16 anni di età. È il padre a imporgli di studiare musica. Per lui era un insegnamento fondamentale nell'educazione, scrive Muti, un bagaglio senza il quale non si era una persona completa. Ma inizialmente Riccardo non ama la musica, ha una